Le province da sempre hanno raccolto dati statistici, si tratta di sistematizzare e ampliare ancora questo lavoro in sostanza. In verità oggi le province come le città metropolitane sono diventate le case dei comuni e quindi la loro funzione è proprio di associare, di mettere insieme un sistema di raccolta di dati e di gestione dei dati statistici del paese. E d'altra parte più rendiamo uniti questi processi e più servono, perché senza dati non si può programmare e se non si programma non si avranno servizi efficienti per i cittadini che sono poi alla fine l'obiettivo più importante, i cittadini, i loro bisogni e i servizi che servono. Tanto più oggi che le province come le città metropolitane sono enti di secondo livello e quindi sono enti che devono sovrintendere allo sviluppo del territorio. E infatti non a caso il termine provincia, soprattutto dopo il referendum che avremo a fine anno, non esisterà più dal punto di vista istituzionale, però esiste un ente di secondo livello che si chiama Area Vasta, che io chiamo la casa dei comuni, retta e governata dai comuni, dove i sindaci si abituano a governare insieme, fenomeni per l'appunto di area vasta. È un passaggio importante verso l'efficacia e l'efficienza dei servizi verso i cittadini. Quindi soprattutto i piccoli comuni possono beneficiare di un'intesa come questa? Assolutamente, perché veda, c'è un pericolo che i cittadini che abitano in un piccolo comune, alla fine, per quanto riguarda i servizi, siano cittadini di serie B. Solo se i sindaci si mettono insieme assicureranno anche a quei cittadini del piccolo comune la qualità e l'efficacia dei cittadini che invece i servizi ce li hanno nella grande città.